C'è un posto, poco fuori Verona, dove il fiume Adige è ancora così, un puro spettacolo naturale. Quando passiamo sul ponte di San Pancrazio, questa visione ci ricorda qualcosa che avevamo dimenticato. Che il fiume, per la città, è soprattutto una ricchezza, naturalistica, culturale e spirituale. Le iniziative nate a Verona negli ultimi anni, legate al progetto del Parco Adige Sud, lo hanno evidenziato. È dunque giunto il momento di riappropriarsi di questa risorsa e di farlo a partire da qui, dove un tempietto rinascimentale ci ricorda che anche le grandi aree verdi possono avere una lunga storia. Il tempietto di San Rocco a Porto di San Pancrazio costituisce il centro di un complesso sorto nel 1549 come grande ospedale per i malati di peste. Il lazzaretto di Verona fu il terzo in Italia dopo quello di Venezia e quello di Milano. Insieme ad essi rappresentò un nuovo modo, più moderno e razionale, di affrontare le epidemie e di concepire l'assistenza medica. Per vedere il suo completamento bisognò attendere però il 1628, appena in tempo per la più nota delle pestilenze della storia, quella del 1630 di manzoniana memoria, che a Verona uccise 33.000 persone su una popolazione di circa 55.000. La scelta della zona di San Pancrazio come area destinata a tale struttura derivò da molti fattori. Primo fra tutti la sua posizione geografica. Situata a valle della città e circondata da una grande ansa del fiume Adige, essa garantiva l'isolamento degli ammalati e il soddisfacimento delle esigenze igienico-sanitarie. Per cui diciamo che le acque reflue e nulla avrebbero danneggiato il centro storico, e con la sua ramificazione, che era molto più diversificata di adesso, consentiva di ripulire con grande facilità tutta la zona. Esiste anche, tra l'altro, una mappa del Cristofori, una mappa settecentesca, che fa proprio vedere anche proprio delle strutture che incanalavano l'acqua in modo e da irrigare i campi qua vicini e anche da rifornire le esigenze idriche del luogo e la sua pulizia, per cui il luogo era assolutamente perfetto. La paternità del lazzaretto viene attribuita dagli storici all'architetto veronese Michele San Micheli, anche in virtù di quanto asserisce Giorgio Vasari nel 1568 nella seconda edizione delle Vite. Risulta anche un progetto presentato nel 1548 da Gian Giacomo Sanguinetto, revisore dei conti all'ospedale di San Giacomo alla Tomba. Ma la tesi del Vasari e l'architettura del tempietto non lasciano dubbi. Basterà guardare questo edificio e confrontarlo con Madonna di Campagna che si trova là per capire che San Micheli c'entra e come. Se poi aggiungiamo a questa similitudine il fatto che il complesso tutto del lazzaretto, questo grande rettangolo, era abbastanza concepito come una sorta di fortilizio, ecco che la mentalità militare di San Micheli torna fuori un'altra volta. Il complesso, in effetti, lungo 238 metri per 117, aveva quattro torri angolari a due piani, quindi più alte dei muri perimetrali che costituivano il grande rettangolo. Le 152 stanze dedicate agli ammalati erano protette da un grande porticato e distribuite secondo criteri logistici razionali. L'organizzazione era tale per cui non si veniva solo a morire, ma anche a guarire. E la suddivisione del rettangolo di cui questo tempietto circolare sta al centro era tale per cui c'era un reparto maschile dei gravi, un reparto maschile dei convalescenti e così succedeva anche per il reparto femminile, e ciascuno era alloggiato in una celletta
molto bene organizzata, perché aveva anche la possibilità di cucinarsi del cibo, di lavarsi, un certo servizio igienico, per cui anche questa igiene e la cura e la sollecitudine del personale di allora, dei medici, ha fatto sì che fosse diventato anche una risorsa per la città, tanto è vero che anche le famiglie aristocratiche non disdegnavano affatto di essere ricoverate qui, anche perché qua venivano accudite, mentre a casa sarebbe stato impossibile. Nel corso della storia, la funzione medica del lazzaretto cedette il posto a quella militare, fatta eccezione per un periodo a cavallo fra 700 e 800, quando servì per curare i soldati francesi e austriaci colpiti da malattie contagiose. In quest'epoca era Don Carlo Stebb, il cappellano dell'ospedale che confortava e assisteva i malati. A metà dell'Ottocento, il lazzaretto ospitò una guarnigione di cavalleria dell'esercito asburgico, dopodiché tornò ad essere un deposito di munizioni, funzione che assolse anche negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Fino a quel momento, fatta eccezione per la cupola, già mancante nei primi del Novecento, il lazzaretto era rimasto completamente integro. I fascisti però, alla fine della guerra, diedero fuoco alle polveri facendo saltare il lato orientale, riuscendo in parte in quello che era stato l'intento dei nazisti in fuga. Ma la distruzione totale del grande complesso fu causata dalla manovra incauta di qualche ragazzino attratto dalla polvere da sparo, in una bella domenica di maggio, quando la gente, come ricorda un testimone, Cesare Bertossi, cominciava finalmente ad aprirsi alla vita. Quando poi i tedeschi precipitosamente hanno abbandonato questo luogo, hanno lasciato anche una specie di tesoro di cose da recuperare. E la gente del borgo qua vicino, che insomma aveva bisogno di tutto, è venuta a prendersi tutto quello che era possibile, dai sacchi di juta alle assi di legno e soprattutto ai bossoli di ottone che contenevano la polvere. E, però facendo questo hanno disseminato, naturalmente con poca perizia, questo materiale, questa polvere esplosiva, e a un certo punto, insomma. A un certo punto mia mamma lo dice, va avanti. Quando le arrivò al lazzaretto, la sa guardare un po' in giro. L'ha visto un buteletto con masso di polvere che gli dava fuoco. Sì, Tomato, sento che lei è pericoloso, e gli dice un uomo poco distante. Vista sta scena, mia mamma la girò la bicicletta come se qualcuno gli avesse detto va via, e la neve ne incontra. Come le arrivà, sa scatenare l'inferno, un boato tremendo, il fuoco e il fumo gli toccava il cielo, e scoppiò il lazzaretto. La buttò la bicicletta nell'ascesa, la urlava, butelete, corri, corri! La si avvieta con spostamento d'aria, l'enda a finire nel campo. Cavai spaventè chi passava di corsa, schegge e sassi chi ne sfiorava. Gente che correva mezza brusata. Da allora, dal giorno di quella grande tragedia che spezzò circa 30 vite, il lazzaretto venne abbandonato ed ebbe inizio quel degrado che è visibile ancora oggi. A partire dagli anni 70, però, emerge la volontà della gente del posto di riappropriarsi di un'area perfetta per le passeggiate e gli svaghi all'aria aperta, e così, dopo la pulizia della zona centrale col suo monumento principale, i ragazzini vengono a giocare a calcio, si svolgono le feste di fine anno delle scuole del porto e l'associazione Pro Loco Lazzaretto dà inizio ad una serie di manifestazioni che hanno cercato di indurre una frequentazione maggiore e più sana del luogo. Ma è con l'interessamento della delegazione veronese del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che si aprono vere prospettive di riqualificazione del sito. Noi della delegazione veronese abbiamo contattato il FAI centrale, anche perché c'era stato un primo incontro tra me, che in fondo ero una allieva e amica di Licisco Magagnato e che questo posto lo amavo moltissimo, e l'architetto Braioni, che era una discepola del professor Sandro Ruffo, accademico dei Lincei, che ha stilato il
progetto del Parco dell'Adige e abbiamo detto qua dobbiamo fare qualcosa. E devo dire che la presidente del FAI e il vicepresidente che sono venuti in visita sono rimasti folgorati dalla bellezza del luogo. E da allora, da quel momento, si è stabilito un rapporto con il Comune di Verona, perché questa è area comunale, per il quale Comune e FAI nazionale si impegnano congiuntamente a provvedere al restauro e al recupero e alla valorizzazione di questo luogo. Il protocollo d'intesa firmato il 28 marzo 2012 ha infatti come punti fondanti la riqualificazione del Lazzaretto in un più ampio programma di valorizzazione dell'intero Parco dell'Adige, di tutela del paesaggio e della naturalità di tutta l'ansa fluviale, e l'impegno comune per il recupero di fondi volti al restauro complessivo dell'opera. Nell'attesa che questa convenzione diventi operativa, il FAI Delegazione di Verona sta però raggiungendo alcuni importanti obiettivi. Il finanziamento per la bonifica definitiva dei residuati bellici ancora rimanenti, soprattutto fra le mura perimetrali, e la concessione gratuita dei materiali necessari per la costruzione di una passerella che unisca le due sponde del fiume. Bisogna rompere il cul-de-sac disegnato dall'Adige entro il quale sta questo complesso. Romperlo semplicemente con una passerella ciclopedonale che colleghi questo sito a Villa Buri, che sta perfettamente di fronte dall'altra sponda dell'Adige. In quel modo, siccome tra l'altro Villa Buri è un luogo molto vivo, molto frequentato, facilmente accessibile anche dalle macchine, eccetera, eccetera, che cosa impedirà domani a chi è là di fare questi quattro passi e arrivare fin qua per godersi una natura intatta che qui è assolutamente speciale? Si otterrebbe così l'unione di due bellissime aree verdi, creando il primo nucleo di quello che diverrebbe uno dei parchi fluviali più grandi d'Europa. Un parco oltretutto ricco di testimonianze storiche che comprendono, oltre allo stesso Lazzaretto e alla villa Bernini Buri, anche Corte Dogana, con la sua chiesetta romanica, e il forte austriaco di Santa Caterina. Un parco magnifico a due passi dalla città. Perché intendiamoci, da qui a Piazza Bra c'è pochissimo, c'è un quarto d'ora in macchina, c'è una mezz'oretta in bici, un'ora a piedi, cioè una passeggiata, diciamo, perfetta, dal centro della Bracqua. Quindi arriveremo con questo semplice intervento ad una qualificazione che però prevede anche dell'altro, prevede la ricostruzione per esempio della cupola, la ricostruzione di alcune parti del grande perimetro. Noi speriamo che venga ricostruita com'era e dov'era la stanteria, per esempio, tutto l'edificio che stava davanti al grande porticato, e per fare questo abbiamo tutto, perché abbiamo i disegni specialmente di Ronzani e Luciolli dell'Ottocento che sono perfetti al millimetro, abbiamo anche il materiale perché tutti quei sassi che sono crollati sono ancora lì, quindi si tratta di un processo di anastilosi che è correttissimo e riuscirebbe a salvare questo luogo e darlo, non dico neanche restituirlo, perché alla città non è mai troppo appartenuto. Vorremmo che diventasse una parte integrante nella quale ciascuno degli abitanti di Verona possa venire con grande gioia e serenità. Famiglie, bambini, giochi. Qui veramente c'è spazio per tutto. Ma già la gente ha cominciato a venire, partecipando alle iniziative proposte dal FAI, prima fra tutte
Fai l'estate al Lazzaretto, che ha attratto centinaia di spettatori e visitatori e coinvolto molte associazioni di volontariato veronese, dalla Proloco Lazzaretto a Italia Nostra, dal Legambiente al WWF, dagli Amici della Bicicletta fino agli Alpini e al Comitato del Carnevale Veronese. Il concerto in cui le sculture di Gino Bogoni prendevano vita sotto le dita del percussionista Sbibu ha dimostrato le potenzialità artistiche di un palcoscenico particolarmente suggestivo immerso in un'oasi di silenzio. La cera dà forma e mette in evidenza quella parte di vita tormentata di quei giorni. Ha paura per i miei nervi, io duro, volevo farcela. Capivo che anche questa sofferenza poteva essere utile alla nascita della nuova scultura. Il Lazzaretto è ancora vivo, perché è ancora vivo il suo cuore spirituale, il suo centro architettonico, da cui oggi si irradiano i suoni terapeutici dell'arte, proprio come un tempo si radiava la voce consolatoria del sacerdote. Allora per il FAI Delegazione di Verona è prioritario restaurare il tempietto e ricostruire una parte del complesso perimetrale, per creare un riparo e rendere l'uso del Lazzaretto continuo. Per far sì che questo luogo di Verona diventi un centro della cultura della salute, perché questa è la vocazione di questo posto. È nato per la salute e naturalmente i criteri, grazie a Dio, sono molto cambiati, però di imparare ad essere sani, diciamo, abbiamo tutti bisogno. Quindi qui si potrebbero fare tantissime cose, tutte finalizzate o al recupero o al mantenimento della salute, dalle passeggiate all'aperto all'arte terapia, alla musicoterapia, diciamo a qualsiasi strumento che sia finalizzato a questo scopo, e sarebbe una funzione molto speciale che lo qualificherebbe. L'idea è felice perché salute significa equilibrio ed armonia. Ed è stato proprio un noto storico dell'arte giunto in questo luogo che, cercando il termine più appropriato per descriverlo, ha suggerito la parola armonia. Salvatore Settis ha infatti percepito l'armonia rasserenante del Lazzaretto di Verona, in cui il faro per i sofferenti è sempre stato un piccolo tempietto dalle proporzioni perfette, monumento alla forza dello spirito di fronte alla sofferenza della malattia e alla piaga della guerra, punto fermo nel fluire della corrente, ancora per l'energia centrifuga del fiume, dolce invito alla contemplazione e ad un nuovo ritmo, più naturale, del vivere.